Buongiorno, siamo nella sede del Consiglio regionale della Puglia, nel tempo del coronavirus. Le attività bloccate delle scuole ci impongono questa registrazione da donare agli istituti scolastici nei quali non potremo effettuare la manifestazione. Un saluto caro ai dirigenti, ai docenti e agli studenti del Convitto Nazionale Cirillo di Bari, dell'Istituto Superiore De Lilla di Conversano, dell'Istituto Superiore Colamonico di Acquaviva delle Fonti, del Liceo Classico Socrate di Bari, del Liceo Scientifico Einstein di Molfetta, del Liceo Flaminio e dell'Istituto Superiore Marconi di Conegliano Veneto e di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, del Liceo Classico Da Vinci di Molfetta, dell'Istituto Comprensivo Verga di Bari e dell'Istituto Superiore Don Tonino Bello di Molfetta. Queste scuole, purtroppo, dobbiamo recuperarle per il progetto Moro Vive attraverso un video che invieremo all'istituto scolastico e che sarà disponibile sul sito della scuola e del Consiglio regionale della Puglia, in modo tale che tutti i ragazzi potranno visionarlo. Nello stesso tempo sarà cura nostra fornire alle scuole sia il libro La verità negata, sia i Deplian Moro Vive, sia i pannelli della Gazzetta del Mezzogiorno che riproducono alcuni articoli dei 55 giorni del rapimento Moro, in modo tale che questi istituti scolastici, così come tutti gli altri, non perderanno questa manifestazione che il Presidente Loizzo del Consiglio regionale ha voluto in tutte le scuole di Puglia e che la Puglia esporta anche in istituti scolastici italiani. Tutto quello che non sarà possibile dire e vedere è visionabile attraverso il mio sito completamente gratuito www.gerograssi.it, dove ci sono 6 milioni di pagine che riguardano il caso Moro. Detto questo e detto anche agli studenti che siamo in un clima di necessità e dobbiamo fare virtù di tutto questo, partiamo. Perché il Consiglio regionale della Puglia ha voluto riproporre anche quest'anno il progetto Moro Vive? Perché parlare di Moro significa parlare della storia d'Italia, una storia che parte dalla Seconda Guerra Mondiale e finisce ai tempi nostri. Cerchiamo di dare ai ragazzi quella informazione e quelle notizie che purtroppo i libri di testo non contengono, e lo facciamo attraverso gli atti della Commissione Moro 2, istituita dal Parlamento nel 2014, che ha concluso i lavori nel 2018. Per la prima volta nella storia d'Italia una commissione d'inchiesta ha visto la relazione finale approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2017. Le pagine che scriviamo sono pagine di verità che esportiamo in tutta Italia grazie al Consiglio regionale della Puglia. Una ulteriore premessa, dico agli studenti che nel corso della manifestazione ascolteranno anche delle parole molto dure e il racconto di scene drammatiche. Lo facciamo consapevoli della maturità degli studenti e consapevoli anche che tutto questo non serve a spaventare o a drammatizzare, ma a raccontare una verità per troppi anni celata e negata. Ulteriori approfondimenti saranno possibili attraverso il mio sito, dove gli studenti troveranno di tutto: 200.000 pagine di giornali, 1.000 filmati, 10.000 fotografie e tutti gli atti che riguardano il terrorismo e la vicenda Moro. Partiamo dal 1938. Qui a Bari, dove stiamo registrando, l'universitario Aldo Moro
si laurea all'Ateneo di Bari. È nato il 23 settembre 1916, ha 22 anni. Da quel 1938 sono passati più di 80 anni e Aldo Moro è ancora oggi il miglior studente d'Italia, avendo preso 13 esami di giurisprudenza, 30 e lode, quindi il massimo, e 8 esami, quando andava male, lo dico ironicamente, solo 30. I record, cari ragazzi, sono fatti per essere battuti. È auspicabile che prima o poi un giovane studente possa superare la brillantezza di Aldo Moro. Ma che Italia abbiamo nel 1938? Il 1938 è l'anno delle leggi razziali. Nel 1938 i cittadini non conoscono né la mortadella e né il prosciutto. La condizione dell'Italia è una condizione di totale povertà. I laureati sono l'1% della popolazione. I diplomati di scuola media e scuola media superiore sono sotto il 20%. Il 40% della popolazione è totalmente analfabeta, l'altro 40% ha la quinta elementare. Potete immaginare in che condizioni si vivesse. A Bari, ma in tutta Italia, l'80% delle abitazioni non ha acqua potabile e servizi igienici. L'82% delle strade è in polvere. Ora, io non sono in grado di rappresentare che cosa significasse non avere acqua potabile e servizi igienici. Posso soltanto immaginarlo. Nel 1938 in Italia non c'è la democrazia, non c'è ancora la Repubblica, c'è il fascismo, c'è la dittatura, c'è Benito Mussolini che comanda e che ha annullato le libertà derivanti dallo Statuto Albertino di Carlo Alberto del 1848. In quella condizione drammatica, il fascismo, che non è sceso dal cielo, ma è stato voluto dagli italiani, il 10 giugno del 1940 a Piazza Venezia dichiara guerra al mondo. Mentre ci sono ragioni storiche per giustificare la prima guerra mondiale, la ricomposizione dell'unità d'Italia, non c'è alcuna ragione per giustificare la seconda guerra mondiale. La seconda guerra mondiale tendeva a costruire l'impero, il re voleva fare l'imperatore e Mussolini voleva annettere all'Italia la Grecia e l'Albania. Il 10 giugno 1940 a Piazza Venezia si consuma una tragedia, ma gli italiani non lo capiscono. Ai ragazzi dico: andate su Facebook, vedete quello che racconta di quel 10 giugno 1940 uno dei più grandi attori italiani, Alberto Sordi, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita. Il 10 giugno 1940 gli italiani inneggiavano alla guerra, volevano la guerra, volevano creare l'impero e non si rendevano conto che cosa tutto questo avrebbe rappresentato, perché qualche giorno dopo i festeggiamenti dell'entrata in guerra vengono chiamati alle armi i ragazzi nati nel 1922, 21, 20, 19, 18, cioè quella fascia di giovani che va dai 18 ai 22 anni. Nel 1940 non ci sono mezzi di comunicazione, i ragazzi partono per i fronti nei quali l'Italia combatte: il settentrione d'Italia, il Peloponneso, quindi Grecia, Albania, il Nord Africa e la Siberia. Un ragazzo di Bari nel 1940 non conosce Monopoli o non conosce Barletta, un ragazzo dell'entroterra pugliese non conosce il mare. Questi ragazzi a 18 anni vengono mandati in posti sperduti che non hanno mai sentito nominare. Pensate Tobruk in Nord Africa o pensate alla Siberia. I ragazzi salutano i genitori e a 18 anni vanno in guerra. Che cosa succede a questi ragazzi? La famiglia perde notizia, perde le tracce, non c'è comunicazione. Come fa la famiglia a sapere che i ragazzi
vivono o sono stati uccisi in guerra. C'è un mezzo. Il Ministero della Guerra, così si chiamava all'epoca, ogni sabato comunica al podestà, che è l'attuale sindaco. All'epoca i sindaci non esistevano, i podestà venivano nominati dal dittatore Mussolini, comunica l'elenco dei morti in guerra. E ogni sabato all'albo pretorio dei comuni viene affissa la lista dei defunti di quel comune. La madre, spesso analfabeta, si reca con il parroco a vedere all'albo pretorio se il nome del figlio non c'è, è passata una settimana. Se il nome del figlio in quell'elenco c'è, significa che il figlio è morto in guerra. E lì scatta una speranza, che è quella della restituzione del corpo. Vi do dei dati. Cari studenti, la Seconda Guerra Mondiale ha prodotto 50 milioni di morti in tutto il mondo. In Italia 700.000. Di questi 700.000, 400.000 vengono definiti caduti d'oltremare, cioè sono morti fuori dall'Italia. Di questi 400.000, nel 1967, qui vicino, siamo nella sede del Consiglio regionale della Puglia, su Via Gentile, dove c'è anche il sacrario militare dei caduti d'oltremare, cioè tutti gli italiani morti nella Seconda Guerra Mondiale vengono recuperati dal governo Moro e vengono portati a Bari. Dei 400.000 italiani caduti in tutto il mondo, solo 200.000 vengono recuperati, perché gli altri 200.000 sono in fondo al mare, al Mediterraneo, o sotto le grandi nevicate della Siberia, o in Africa. Di questi 200.000 trasportati a Bari defunti, solo 40.000 hanno un nome e cognome, gli altri 160.000 sono NN, sconosciuti. Questa è stata la Seconda Guerra Mondiale per l'Italia. Da queste parti, in Puglia, c'è stato un grande vescovo in odore di santità, Don Tonino Bello, nato ad Alessano, in provincia di Lecce, il quale insegnava a noi ragazzi della diocesi di Molfetta che mentre i romani dicevano si vis pacem para bellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra, in questo mondo noi dobbiamo dire se vuoi la pace prepara la pace, dobbiamo essere costruttori di pace, però dobbiamo anche avere la consapevolezza di dire la verità fino in fondo, spietata. Non si è costruttori di pace mettendo il vessillo dell'arcobaleno al balcone del comune, perché l'Italia è tuttora uno dei paesi nei primi posti al mondo per la costruzione di armi, e se uno costruisce le armi non servono né per curare, né per mangiare, né per educare, le armi servono per uccidere, quindi necessita una consapevolezza da parte di tutti perché l'Italia abbia a trasformare la propria industria bellica in altro, perché abbiamo necessità di un mondo che mangi, che curi, che studi e che non faccia guerra, perché le guerre non portano soluzioni, aggravano i problemi sia degli sconfitti che dei vincitori. Tenete presente che in questo momento nel mondo ci sono circa 200 guerre locali che possono diventare focolai spaventosi di guerre nazionali e mondiali. La Seconda Guerra Mondiale, che inizia con la farsa del 10 giugno 1940 a Roma, Piazza Venezia, finisce peggio, perché gli italiani si uccidono tra di loro, fascisti e antifascisti. Il re fugge, l'8 settembre gli italiani passano dall'asse, cioè Italia, Giappone, Germania, agli alleati, gli anglo-americani e i russi. Questo cambio è traumatico, produce ulteriori morti. E la Seconda Guerra Mondiale, che nella storia, nella cultura italiana, finisce il 25 aprile 1945 con la liberazione, ha due passaggi poco conosciuti. Il primo è nel febbraio del 1945, quando a Yalta le nazioni che hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale, cioè Inghilterra, Russia e Stati Uniti, sottoscrivono un accordo. Quell'accordo si chiama gli accordi di Yalta, si dividono il mondo.
I russi prendono l'est dell'Europa, gli americani prendono l'ovest, compreso l'Italia, gli inglesi conservano le colonie. Questi sono gli accordi pubblici di Yalta, ma negli accordi di Yalta, e noi non l'abbiamo mai saputo, c'è un codicillo privato e segreto che considera l'Italia un protettorato inglese. Quindi noi diventiamo il 2 giugno del 1946 Repubblica, ma di fatto siamo sottoposti al controllo degli inglesi per scelte economiche, sociali, politiche e culturali. Attenzione, perché in Yalta, negli accordi di Yalta, ci sono alcune delle ragioni del rapimento e della morte di Aldo Moro, ma lo vedremo fra poco. C'è un altro episodio poco conosciuto. 28 aprile 1945 è la data effettiva della fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Milano, Piazzale Loreto, migliaia di persone festeggiano la fine della guerra, ma festeggiano anche l'omicidio del dittatore, di Benito Mussolini, della sua amante Claretta Petacci e di una serie di gerarchi fascisti. In un posto storicamente importante, Piazzale Loreto, Milano. Perché? Perché alcuni mesi prima, a Piazzale Loreto, i nazifascisti hanno ucciso dei giovani partigiani e li hanno impiccati di testa in giù a un distributore di benzina. Il 28 aprile 1945 tocca ai gerarchi fascisti. Migliaia di persone, questi gerarchi fascisti e Mussolini sono sfigurati, sono violentati, stuprati. Potete trovare alcune immagini su Google, vedrete che le facce delle persone uccise sono irriconoscibili. Tra queste persone c'è una donna, l'amante di Mussolini, Claretta Petacci, che ovviamente appesa di testa in giù vede le sue parti intime scoperte perché la gonna le si ribalta sulla faccia. Ora, cari ragazzi, nel 1945 le donne non avevano gli slip, così come non ce l'avevano gli uomini, le donne portavano i mutandoni. Da un mutandone di donna nel 1945 oggi è possibile fare una camicia per me e forse avanza pure qualche cosa. Nel momento in cui la Petacci viene uccisa, violentata, stuprata e appesa di testa in giù, si vedono questi mutandoni bianchi che sono diventati rossi perché c'è una scena drammatica. La Petacci è stata violentata con il calcio di un fucile. Così finisce la Seconda Guerra Mondiale. Ma in quelle migliaia di persone che festeggiano la fine del fascismo, che hanno voluto, c'è un sacerdote. Questo sacerdote, con una spilla di sicurezza, ricompone la gonna della Petacci in modo tale che non si vedano le parti intime. Quello è un filo di speranza per il futuro. C'è un popolo che festeggia la fine della guerra, c'è un'immagine drammatica e c'è la speranza di un mondo migliore. Un mondo che dimentichi quello che il dittatore fascista ha detto a fine anni 30, rivolgendosi a due persone che erano in un carcere qua vicino, Turi, provincia di Bari. Mussolini chiamò il podestà di Bari e disse: spegnete quei cervelli. Chi stava nel carcere di Turi? C'era Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista, e c'era Sandro Pertini, socialista, poi Presidente della Repubblica. Nessuno dei due aveva ucciso, violentato, rubato. Perché erano in carcere? Erano in carcere perché avevano idee diverse da quelle del dittatore. Nel fascismo non si potevano avere idee diverse. Voi immaginate, cari ragazzi, che la prima lezione del professor Moro all'Università di Bari è del 3 novembre del 1941. Aldo Moro entra in aula, pochi studenti universitari, dopo aver detto buongiorno dice: la persona prima di tutto. La persona prima di tutto è l'emblema della vita e della morte di Aldo Moro. Pochi minuti dopo arrivano i fascisti, vogliono arrestarlo. Perché? Perché? Che cosa ha detto? Che cosa ha fatto? Ha detto una cosa oggi scontata, accettata per fortuna da tutti, ma nel 1941 dire la persona prima di tutto era un sacrilegio, perché prima di tutto veniva Benito Mussolini, il fascismo, il dittatore. La persona non esisteva, esisteva il suddito. Noi nel 1941 eravamo sudditi in base allo Statuto Albertino e lo Statuto Albertino concedeva ai sudditi attraverso il re alcuni diritti,
diritti che poi lo Stato liberale calpestò e che Mussolini annientò. Nel 1941 non si poteva decidere, come si fa oggi, di salire su un treno e andare a Roma, a Milano. Nel 1941 noi eravamo schiavi di una dittatura. La fine della guerra porta il popolo italiano alla liberazione. Dopo il 25 aprile il popolo italiano si avvia alle prime votazioni, quelle che eleggono la Costituente e che decidono la forma di Stato tra Repubblica e Monarchia. Parlo del 2 giugno 1946. Pietro Nenni, socialista, dice Repubblica o caos. Gli italiani non hanno mai votato, perché dagli anni 20 furono abolite le votazioni. Le donne, notoriamente inferiori, non votavano, votano per la prima volta il 2 giugno del 1946. Gli uomini che votavano agli anni 20 erano quelli che avevano un reddito superiore a 14.000 lire, tradotto in euro, 300.000 euro. Quindi erano pochissime le persone che votavano. Il 2 giugno 1946 entra in vigore il suffragio universale. Che cosa succede in quella campagna elettorale bollente, non solo per il clima caldissimo, ma per una incapacità del popolo italiano di affrontare votazioni, comizi, democrazia, impreparato com'era? Nelle piazze di Puglia si fronteggiano nel collegio camerale Bari Foggia due grandi uomini. Un signore è un bracciante analfabeta di Cerignola, segretario della CGIL. Si chiamava Giuseppe Di Vittorio, infuocava le piazze di Puglia, era un comunista. Sui palchi di quelle piazze diceva ai cafoni del sud che quando passa il padrone non bisogna togliersi il cappello. E aggiungeva che la dignità dell'operaio, del bracciante, è identica a quella del padrone e imprenditore. Una rivoluzione nel 1946. Accanto a Di Vittorio c'era un professorino, si chiamava Aldo Moro, aveva 30 anni, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, che è il più grande giornale di Puglia e Basilicata, che la gente andava via felice dai comizi di Moro, ma non capiva. Come faceva a capire, ignorante com'era, che Moro parlava di stato etico, di diritto e morale, di unità e pluralità di reato? Il mio primo comizio di Moro l'ho ascoltato nel 1961, avevo 3 anni, a me di Moro non interessava nulla, non sapevo nemmeno chi fosse. Andavo a questi comizi accompagnato da mio nonno, che mi pagava il gelato, costava 10 lire. E io per il gelato andavo a sentire il comizio accompagnando il nonno. E quando Moro arrivava a Terlizzi, mio nonno, che aveva la terza elementare e che faceva un mestiere che oggi non esiste più, lo scalpellino, cioè incideva la pietra, scriveva sulla pietra, mio nonno vedeva Moro e iniziava ad applaudire. E un comizio di un'ora mio nonno applaudiva sempre. Io, nonostante la giovane età, chiedevo a mio nonno: ma perché tu stai applaudendo? Cioè, che ha detto quello? E mio nonno candidamente diceva: non lo so, figlio mio, non ho capito nulla, ma mi piace questo clima di libertà. Perché durante il fascismo, di fronte a casa mia, c'era una grande immagine di Mussolini e sotto stava scritto: taci, il nemico ti ascolta. Oggi invece in piazza ognuno parla, si fanno i comizi, io imparo tante cose. Ma mio nonno, scarpa grossa e cervello fino, aggiungeva anche un'altra cosa. Nel 1946, quando Moro è venuto a Terlizzi per la prima volta, la Repubblica non c'era. E sui palchi Aldo Moro diceva: la scuola della Repubblica dovrà basarsi sul merito e non sul reddito. Mio nonno poi, con una punta di orgoglio, aggiungeva: tuo padre, mio padre, ha fatto il professore per il merito, non per il reddito. Perché se ci fosse stato il reddito, io, scalpellino dalla provincia di Bari, non avrei potuto mandare un figlio all'università. È un concetto superato oggi, ma va contestualizzato in quegli anni. In quegli anni si ponevano le basi di una Repubblica diversa. Moro, già nei primi comizi del 1946, parlava della scuola e dell'importanza che la scuola dovesse avere
nella Repubblica. Il 2 giugno del 1946 in tutta Italia succedono scene storiche. Le donne vanno ai seggi alle 6 di mattina, ma si vota dalle 8. Perché vanno alle 6? Con il vestito nuovo, che è quello nero, lungo e meno consumato. Vanno alle 6 di mattina per un motivo molto semplice, perché hanno paura che qualcuno revochi il diritto di voto. E allora dicono andiamo alle 6 in modo tale che abbiamo già votato. Se qualcuno cambia idea, noi abbiamo già votato. Una cosa folle, ma contestualizzata in un periodo nel quale le donne non avevano mai votato. Il 2 giugno del 1946 l'Italia sceglie la Repubblica, la monarchia perde, ma attenzione, lo dico soprattutto agli studenti dell'Italia meridionale, quelli che stanno da Roma in giù. Noi siamo nella Repubblica perché il Nord ha scelto la Repubblica. A Bari ha stravinto la monarchia, come a Palermo, come a Napoli, come a Catanzaro, come a Lecce, oltre l'80% di voti alla monarchia. Per carità, ognuno può votare quello che vuole, ma come si fa a votare la monarchia che ha voluto la guerra, le leggi razziali, l'umiliazione dell'Italia, del fascismo? E attenzione, l'Istat ci insegna che nei voti della Repubblica c'è la maggioranza delle donne. Perché le donne votano più Repubblica degli uomini? Perché le donne, votando Repubblica, cercano di dare uno schiaffo morale e politico al fascismo che ha mandato i propri figli a morire in guerra. Lì, il 2 giugno 1946, inizia una pagina bellissima, quella pagina che ci porta ad oggi. Uno Stato libero, democratico, con tanti problemi, ma uno Stato nel quale la persona è al centro. Il 2 giugno del 1946 si eleggono anche i costituenti. In Puglia ne vengono eletti tanti, tra cui Giuseppe Di Vittorio, Codacci Pisanelli, Ruggero Grieco, Giuseppe Grassi, che non è un mio parente, Aldo Moro. Parte l'Italia, che viene rappresentata nella filatelia come una bella ragazza, la Repubblica è una bella ragazza. Parte l'Italia, si inizia a scrivere le regole. Si forma in Parlamento la Commissione dei 75 che scrive la Costituzione. Lì c'è Aldo Moro, il quale fa un capolavoro, perché la nostra Costituzione è la migliore al mondo, è la più bella, non perché lo dice Benigni, che ha pure ragione. La nostra Costituzione è la migliore al mondo per un motivo, perché la persona è al centro di ogni attività. Moro spiega con un passaggio bellissimo. I diritti, dice Moro, non sono del cittadino, ma della persona. Qual è la differenza tra cittadino e persona? Il cittadino è quello che nasce, si va al comune, si dichiara e quello è il cittadino. Ma la persona allora chi è? E chi viene prima del cittadino? La persona è anche il concepito. Se io facessi cadere da una scala una donna incinta, la donna non si fa niente, ma il feto muore, in base al diritto penale italiano io sono arrestato. Sono arrestato per aver ucciso non un cittadino, che è quello che nasce, ma una persona. E Moro dice i diritti non sono dei cittadini, perché ai cittadini si possono togliere i diritti. I diritti sono della persona, parla di diritto naturale. Ragazzi, per non essere astratti, di quali diritti stiamo parlando? Libertà personale, libertà politica, libertà religiosa, diritto allo studio, diritto alla salute, diritto al lavoro, diritto alla mobilità, diritto all'informazione. Guardate, voi mi state ascoltando in questo momento negli istituti scolastici, non vi rendete conto inconsapevolmente che da stamattina ad ora avete applicato la Costituzione 10 volte, perché siete venuti a scuola, libertà personale, state a scuola, diritto allo studio, qualcuno di voi aveva la febbre, ha preso uno sciroppo, diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione, qualcuno venendo a scuola si è servito del pullman, del treno, diritto alla mobilità, qualcuno ha letto la Gazzetta del Mezzogiorno,
ho ascoltato Telenorma, la più grande televisione del Mezzogiorno d'Italia, diritto all'informazione. Qualcuno di voi venendo a scuola è passato vicino a una chiesa, si è fatto il segno della croce, libertà religiosa. Qualcun altro non se l'è fatto il segno della croce, libertà religiosa pure questa. Tutto questo è la Costituzione. Però ragazzi, questa Costituzione, che è la più bella del mondo ed è quella che ci garantisce libertà, pace, sviluppo, progresso, democrazia, non può essere difesa da noi adulti, va difesa soprattutto da voi giovani. Va attuata e va difesa con i denti, così come gli altri l'hanno voluta. E io vi dico, senza polemica nei confronti di nessuno, che oggi questa società, questa classe politica non sarebbero in grado di scrivere quella Costituzione così bella, così efficiente come l'hanno scritta i costituenti, che hanno imparato durante la guerra, durante gli anni del fascismo, hanno immaginato un mondo migliore e questo mondo lo hanno descritto nella Costituzione. Mentre si scrivono le regole, quindi si scrive la Costituzione, Aldo Moro fa un'altra cosa. Chiama alcuni parlamentari di tutti i partiti che lui ha conosciuto in guerra, che per la maggior parte sono professori universitari, e con questi studia la condizione della scuola in Italia nel 1946. La legge che determina la scuola italiana in quegli anni si chiama legge Coppino. Coppino era ministro della pubblica istruzione dopo l'unità d'Italia, quindi 1876. Che cosa diceva quella legge? Che i ragazzi dovevano andare a scuola fino a 11 anni e se non andavano non gliene importava niente a nessuno. E a scuola chi andava? I figli dei ricchi, perché la scuola aveva un costo. E i figli dei poveri dove andavano? A giocare alla PlayStation? Nei bar? No, perché i bar erano pochissimi e non c'erano i soldi per andarci, la PlayStation non esisteva, quindi i ragazzi che non andavano a scuola andavano nei campi, nelle botteghe, nelle miniere. La maggiore età scattava a 21 anni, i ragazzi sotto i 21 anni non avevano una retribuzione, non erano pagati, quindi c'era lo sfruttamento minorile. Se qualcuno di voi va alle solfatare di Caltanissetta fuori, vede decine e decine di lapidi con migliaia di ragazzi dall'età di 4 anni ai 20 anni che sono morti nelle solfatare e nessuno se li ricorda più. Oggi tutto questo non c'è più perché si va a scuola, si impara, si cresce, non c'è lo sfruttamento del lavoro minorile. Moro capisce che la scuola della Repubblica agevolerà il percorso di crescita e di democrazia, ma capisce anche che sarà un lungo percorso. Si pone l'obiettivo della scuola media obbligatoria, che raggiungeremo nel 1963, quando, nel momento in cui Moro farà approvare la legge sulla scuola media obbligatoria. Nel 1953 a Torino nasce la RAI, un canale, 2 ore di trasmissione al giorno, bianco-nero. Nel 1957 Moro è ministro della pubblica istruzione. Capisce che non è facile la scuola media obbligatoria, soprattutto perché la imprenditorialità del Mezzogiorno d'Italia è contraria, perché se tu i ragazzi li devi mandare a scuola e non possono andare a raccogliere il grano, le patate, nelle miniere, nelle botteghe, la manodopera dei ragazzi che vanno a scuola la devi sostituire e la devi sostituire con maggiorenni che devi pagare. Quindi gli imprenditori, soprattutto a Sud, sono contrari alla scuola media. È un percorso difficile, Moro viene insultato, deriso, minacciato pubblicamente anche sui giornali. Ma nel 1957 Moro, ministro della pubblica istruzione, introduce l'educazione civica nelle scuole, poi scelleratamente tolta e finalmente tornata in vigore in questo momento. Ma fa un capolavoro che è un programma televisivo. Chiama il direttore della RAI, Rodolfo Orlata, gli dice: dobbiamo portare la scuola a casa degli italiani, una parola. Nel 1957, in una città come Bari, che aveva 250.000 abitanti, c'erano meno di 300 televisioni.
In una città come Molfetta, che aveva 50.000 abitanti, c'erano meno di 50 televisioni. In una città come Acquaviva delle Fonti, che aveva 25.000 abitanti, c'erano 25 televisioni. Quindi la media era di una televisione ogni 1.000 abitanti. Come si fa a portare la scuola a casa degli italiani? Il Ministero della Pubblica Istruzione, la RAI, studiano un programma bellissimo. Mi dispiace deludervi, non è il Grande Fratello, e non è nemmeno l'Isola dei Famosi, e non è nemmeno Amadeus, che ogni sera può sapere che il padre, che il figlio, che il cugino e che il nipote, che sono tutti programmi che obnubilano l'intelligenza degli italiani. Quel programma si chiamava Non è mai troppo tardi. Ed è il programma più longevo della storia d'Italia, domenica sportiva a parte. È un programma che è andato in onda per 20 anni e che ha prodotto 3,5 milioni di ignoranti italiani che hanno preso la quinta elementare grazie a quel programma. Ma che cosa sta in quel programma? Guardate, Moro raccontava a noi ragazzi della provincia di Bari che quando il programma stava per partire, il direttore della RAI lo va a trovare al ministero, Viale Trastevere a Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, gli dice: signor ministro, abbiamo fatto un concorso, abbiamo scelto un maestro bravissimo, Alberto Manzi, che però c'ha un difetto. Moro ha paura che quel difetto sia un difetto fisico, perché sa che nel 57 non si può mandare in televisione un handicappato. Ha il terrore dell'handicap. Sa Moro che nel 57 nelle nostre città, nord, centro, sud, ci sono tanti reduci della guerra che sono tornati senza una gamba, senza un occhio, senza un braccio. Ma Moro sa anche un'altra cosa, che nel 57 nelle nostre città c'è un mostro che mangia gli arti inferiori e superiori dei non nati. Che significa? Il Ministero della Sanità, come si chiamava all'epoca, aveva autorizzato le donne in stato interessante a prendere un farmaco. Quel farmaco si chiamava talidomide, era un farmaco sbagliato. Quando le donne lo assumevano, nella quasi totalità dei casi quel farmaco caducava, cioè erodeva, mangiava gli arti inferiori e superiori del nascituro nella pancia della madre. Quindi gambe, mani, braccia, piedi. Sono nati in quegli anni circa 500.000 mostri. E mentre voi cantate con Orietta Berti una canzone, Finché la barca va lasciano andare, che è il simbolo di un paese nel quale ognuno di noi pensa che salvando se stesso salva il mondo, no, la salvezza nostra sta nella salvezza del mondo, solo nel 2017, dopo 60 anni, lo Stato ha retribuito questi ragazzi nati mostri per colpa di una medicina sbagliata. Moro sa anche che in 200 casi il talidomide ha colpito la madre e il padre. È terrorizzato dall'idea di mandare in televisione un fortemente handicappato. Chiede al direttore della RAI: scusi, ma qual è il difetto? Il direttore della RAI inizia a balbettare, diventa rosso, batte il piede come il balbuziente, si vergogna di dire il difetto. Moro, che era un grande imitatore, addirittura imitava Alighiero Moschese, il più grande imitatore italiano, che imitava Moro, raccontava a noi che balbettando il direttore della RAI ad un certo punto gli disse: signor ministro, il maestro e non riusciva ad andare oltre. Alla fine disse: il maestro è comunista. Moro rispose: io sono democristiano, a me non serve sapere la tessera del maestro, in democrazia le differenze non sono un difetto, sono un valore, a me interessa che il maestro educhi gli italiani a leggere e scrivere. Guardate, una riflessione: non credo che oggi un ministro avrebbe risposto come rispose Moro. Lì c'è la grandezza di una persona, perché Moro non dice una cosa che vale nel 57, è una cosa che vale oggi. Cioè Moro dice: in democrazia le differenze sono un valore. E attenzione,
quali sono le differenze? Le differenze possono essere che io sono milanista, alcuni di voi sono juventini, che io sono di un partito e alcuni di voi sono di un altro partito, ma attenzione, che ci fu un caporal maggiore che di nome faceva Adolf e di cognome Hitler, che sulle differenze costruì il tentativo di razza pura e mandò nei forni crematori 6 milioni di persone. Auschwitz. Io ci sono stato ad Auschwitz, sono passati circa 80 anni. Ad Auschwitz si sente odore di carne bruciata e non è la carne arrostita, ma sono le persone mandate nei forni crematori. Le differenze sono un valore. Le differenze sono un valore se io sono cristiano e tu sei musulmano. Le differenze sono un valore per me che non porto l'orecchino e per alcuni di voi che lo portano. Le differenze sono un valore per me che sono bianco e alcuni di voi hanno una provenienza diversa da quella nostra. Noi siamo per uno Stato nel quale la razza non sia pura, ma sia umana, come diceva Einstein. Attenzione ragazzi, perché queste basi non sono del 57, valgono sempre, e qui sta la grandezza di Moro. Parte il programma, non è mai troppo tardi. In una città come Bari, dove ci sono meno di 300 televisioni nel 57, ma vale anche per Bolzano, per Treviso, per Genova, per Palermo, che cosa succede quando scatta il programma ogni giorno, dalle 17 alle 18, dal lunedì al venerdì? Che le città si spopolano, come ai tempi del coronavirus, che le città vedono i cinema che interrompono il primo e il secondo tempo e ci mettono dentro il programma per far sì che la gente andasse al cinema a vedere il programma non è mai troppo tardi, che soprattutto gli anziani tentano di recuperare il ritardo culturale del fascismo e quindi accorrono nei luoghi dove sta la televisione, un bar, un ristorante, il cinema, la parrocchia, il sindacato, il partito. Il paese si ferma e questo maestro che sembra un beccamorto di 70 anni, invece ha soltanto 35 anni, in televisione parte con una lavagna, non quelle moderne che avete negli istituti scolastici, una lavagna con un gessetto, e lui scrive AEU, perché il problema del 57 non è spiegare a qualche ministro di oggi o di ieri la differenza tra condizionale e congiuntivo, si dice se fosse e non se sarebbe, come dice qualche ministro. Nel 57 si tratta di educare gli italiani alle vocali. In un liceo del nord Italia ho avuto l'imprudenza di dire che accanto alle cinque vocali c'era una consonante che all'epoca si chiamava mutina. Molti dei ragazzi mi hanno chiesto che cosa fosse la mutina, è l'H. Quel programma, che qualcuno di voi se ha interesse può vedere sulla home page del sito mio, link Moro 5, vede un maestro educare gli italiani. All'epoca non si diceva addizione, si diceva la più, la meno, la per e la diviso. E c'è questo maestro, Alberto Manzi, che chiama un ragazzo che ha 41 anni in una classe, gli altri ce ne hanno 70, 80, e gli dice alla lavagna facciamo una più, tutto filmato dalla RAI. La più è 2 più 2, che per noi, per voi, è automatico, non solo 2 più 2, ma anche 27, 74, 128, meno 37, lo facciamo automaticamente. Lì invece il 2 più 2 comporta una perdita di tempo di 22 minuti, perché questa più o addizione, come si dice giustamente oggi, viene effettuata da questo ragazzo in questo modo: si lecca il primo dito, poi si lecca il secondo, poi il terzo, poi il quarto. E da quando ho iniziato a scrivere a quando scrive 4 vanno via 22 minuti. Questa è l'Italia del 1957. Moro capisce che la scuola consentirà all'Italia di fare un salto avanti.
Quel programma è un grande successo che anticipa la obbligatorietà della scuola media del 1963, ma per Moro lì iniziano i guai. Viene accusato di sperpero di denaro pubblico perché vuole costruire le scuole, vuole assumere i presidi, i professori. Moro risponde che nella scuola la spesa non è un costo, è investimento, e senza la scuola non c'è paese, non c'è futuro. Poi aggiunge: ogni scuola in più è un carcere in meno. È una visione del mondo profetica, è una visione del mondo che non è inserita nel 1957-58, vale sempre, la scuola vale sempre. E il dramma di quegli anni fu un dramma positivo, perché gli anziani del nostro paese, che non avevano potuto studiare, tramite quel programma televisivo recuperarono. Se alcuni di voi vanno al comune di Treviso o a quello di Catanzaro e vanno a chiedere un certificato di nascita fino al 1970-71, vedranno che sotto i certificati di nascita molte volte manca la firma del padre, c'è una croce, perché quel padre era analfabeta. Perché diciamo tutto questo? Perché stiamo in un istituto scolastico? No, perché la prima notizia del rapimento e della morte di Moro non è, come ci è stato detto, del 78, ma è del 1963-64, quando i carabinieri tentano un colpo di Stato. Quel colpo di Stato si chiama Piano Solo ed era organizzato dal generale comandante dei carabinieri, generale Giovanni De Lorenzo. Attenzione ragazzi, nel 63-64, per andare da Bari a Parigi in treno, Ryanair non è stata inventata, servono 2 giorni. Nel 64 l'Europa non esiste, esiste il mercato comune europeo. In Spagna c'è un dittatore che si chiama Francisco Franco, in Portogallo c'è un altro dittatore che si chiama Salazar, in Grecia stanno per arrivare i colonnelli, che sono altri dittatori ancora. Quindi l'Italia e l'Europa del 64 non è quella di oggi. Sì, allora mancava il coronavirus, ma in quel momento avevamo una democrazia in Europa fragile. Il 13 luglio del 64 Moro è presidente del Consiglio dei Ministri. Il telegiornale lo informa che la mattina il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, ha ricevuto al Quirinale il generale Giovanni De Lorenzo per la formazione di un governo militare. Nel paese si parla di tintinnar di sciabole, è una frase di Pietro Nenni, che era vicepresidente socialista del Consiglio dei Ministri. L'Italia sta per andare in ferie, quelli che possono, nell'agosto del 1964, quando Moro, l'8 agosto del 1964, si reca al Quirinale con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, il socialdemocratico Giuseppe Saragat. Il presidente della Repubblica Antonio Segni è seduto qui, lì ci sta Moro e lì ci sta Saragat. Moro spiega a Segni che siamo sull'orlo di una guerra civile. Ad un certo punto Saragat si arrabbia perché Segni fa finta di non capire. Saragat era un uomo 50 kg più di me, alto 10 cm più di me, antifascista, piemontese, avvocato, uno a quale piaceva il Barolo, beveva litri di Barolo, famoso vino piemontese. A un certo punto Saragat si alza, la sua sedia cade all'indietro, si mette a gridare come un forsennato verso il Presidente della Repubblica e gli dice: basta, sappiamo tutto del colpo di Stato che stai preparando con i carabinieri, ti denunciamo alla Corte Costituzionale. A questo punto si getta fisicamente sulla scrivania e mette le mani al collo del Presidente della Repubblica. Qui succede un miracolo, perché il Presidente della Repubblica emette un grido di dolore e cade all'indietro, ma Saragat non lo ha strangolato. Il Presidente della Repubblica in quel momento ha un ictus cerebrale, cade all'indietro e va in coma.
In tutto questo, diciamo la parola esatta, casino di grida, di sedie che cadono, i due carabinieri corazzieri che stanno dietro la porta del Presidente della Repubblica entrano e vedono una scena raccapricciante. Tenete presente che né Saragat né Moro parleranno mai di questa vicenda. Segni non potrà più parlare perché si riprende dal coma nel settembre 64, ma perde l'uso delle braccia, delle mani, delle gambe, dei piedi, dell'intelletto e della parola. Si dimette da Presidente della Repubblica, morirà su una sedia a rotelle 6 anni dopo. Nel 1967, chi vuol vedere queste notizie basta andare sul sito mio, rassegna stampa, esce sull'Espresso la notizia del tentativo di aggressione al Presidente della Repubblica. La scrivono due giornalisti che vengono arrestati perché su quell'evento c'era il segreto di Stato. Che Italia è quella? È un'Italia che cresce nonostante tutto. Il 24 dicembre del 64 Giuseppe Saragat è eletto Presidente della Repubblica. Il primo gesto di Saragat è che il giorno di Natale, non vi mettete a ridere perché ci sarebbe da piangere, il giorno di Natale manda l'esercito a circondare i carabinieri che hanno circondato la RAI. I carabinieri si arrendono perché l'esercito è più numeroso dei carabinieri. L'Italia cresce nonostante tutto, cresce per la RAI, cresce per le autostrade, cresce per la scuola media obbligatoria, ma cresce soprattutto perché gli italiani tentano sempre più di dimenticare la guerra e il fascismo. Tanto l'Italia cresce che il 3 agosto 1974, alle ore 19:58, Aldo Moro sale su un treno alla stazione di Roma Termini. Il treno parte alle 20:05, ma alle 20:03 due funzionari del Ministero degli Esteri fanno scendere Moro da quel treno. Ora, ragazzi, se io qui dicessi Ronaldo, tutti quanti voi sapreste rispondermi e dire chi era Ronaldo. Purtroppo io ho raccontato questo episodio del treno che ora vi espliciterò meglio e quasi nessuno ha capito di che treno stiamo parlando. Così non funziona. Ronaldo ci produce la bellezza di un gesto atletico, ma sapere quel treno ci aiuta a vivere. Ragazzi, quel treno è l'Italicus. Moro viene fatto scendere perché deve firmare dei documenti importanti. Il treno parte e 3 ore dopo, prima di Bologna, nella galleria San Benedetto Val di Sambro, scoppia il putiferio. Il treno salta in aria. Decine di morti. Moro dice: dallo stragismo italiano non sono esenti i nostri servizi segreti. La magistratura del tempo scrive: la dinamite utilizzata per l'Italicus è la stessa di Piazza Fontana, 12 dicembre 69, Milano, quando le bombe scoppiano in una banca, Banca Nazionale dell'Agricoltura. 28 maggio 74, Piazza della Loggia, Brescia, altra strage. Futura strage di Bologna, 2 agosto 1980, la stazione di Bologna. La magistratura scrive che quelle stragi sono state compiute con una polvere pirica che non è a disposizione delle forze armate italiane, ma di un organismo sovranazionale non identificato al tempo. Oggi possiamo dire che questo organismo è Gladio. I professori saranno più bravi di me a spiegarvi che cos'è Gladio, che cos'era Gladio, un organismo nato per difenderci dall'invasione russa dopo la Seconda Guerra Mondiale, è finito per diventare uno strumento di morte, di omicidio all'interno della stessa Italia. L'Italicus è una strage, come una strage è Piazza della Loggia. Cari ragazzi, in quegli anni
non esiste il DNA. Il DNA non esiste, la tecnica del DNA è una tecnica scientifica che ci consente di mettere insieme pezzi della stessa persona. In quegli anni lo stragismo realizza 20.000 feriti e 2.000 morti. Come potete immaginare, se in una scuola fosse messa una bomba, molti dei presenti sarebbero uccisi, molti sarebbero fatti a pezzi, ma alcuni non si troverebbe più nulla, quelli che stanno immediatamente sopra la bomba. Come vengono ricomposte, non vi spaventate, le salme in quegli anni? Per sesso, non per corpo. Che significa per sesso? Che all'interno di una stessa bara viene messa la testa di una donna, il busto di una donna, le gambe di una donna, non della stessa donna o dello stesso uomo. Perché la tecnica del DNA non è stata ancora inventata. In alcuni casi nelle bare vengono messi i tufi perché non ci sono più resti umani. Tutto questo per dare la sensazione ai parenti, che ovviamente ricevono le bare sigillate, che in quella bara ci sia il proprio congiunto e loro possano recitare una preghiera o mettere un fiore. Una tragedia. L'altro giorno è stata riesumata in Sardegna una professoressa di 27 anni, Maria Fresu, che fu uccisa il 2 agosto 80 nella strage di Bologna, con altre colleghe. All'epoca gli esami di Stato finivano il 31 luglio, questa gente era partita, c'erano anche alcuni professori di Bari, c'era anche una ragazza che si era diplomata da geometra e che fu uccisa nella strage di Bologna. Hanno riesumato la bara di Maria Fresu e hanno trovato una mascella, solo una mascella. Hanno fatto il DNA ed è venuto fuori che quella mascella non è di Maria Fresu, la professoressa che stava sul primo binario il 2 agosto 1980 a Bologna. Le sue amiche sono state trovate, di lei nulla. Parlate con i professori, interloquite, discutete di libertà e di democrazia, ma mai le armi, mai la violenza, perché noi che c'eravamo in quegli anni ricordiamo le immagini tristi di una televisione in bianco e nero che ogni giorno ci parlava di un sindacalista, di un magistrato, di un giornalista, di un politico, di un carabiniere, di un poliziotto uccisi dalla violenza del terrorismo di destra e di sinistra, perché il terrorismo e la violenza non hanno colore. Nel 1974, quando si verificano questi fatti, a settembre del 74, Moro è a Washington. Viene minacciato da una persona che è capo del governo americano, è vivente, si chiama Henry Kissinger. Noi Commissione Moro abbiamo chiesto l'estradizione, ma gli Stati Uniti non ce l'hanno data. Kissinger dice a Moro: Presidente, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese a collaborare direttamente. Presidente, lei o la smette o la pagherà cara, molto cara. Questo è un avvertimento ufficiale, veda lei come deve intenderlo. Moro ha paura. Siamo nel 1974. Tenete presente che la Brexit, della quale si parla oggi, quindi l'uscita degli inglesi dall'Europa, non nasce oggi. Nel 1961 gli inglesi scrivono sui loro atti di governo che in Italia ci sono due matti, magari ci sono molti di più. Uno è Enrico Mattei, quello che ha fondato l'AGIP. Gli inglesi lo accusano di voler rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Aveva scoperto la benzina, aveva scoperto il petrolio,
in Emilia Romagna, non cade il suo aereo a Bescapè, Pavia, viene ucciso. L'altro è Aldo Moro, gli inglesi lo accusano di voler superare gli accordi di Yalta senza il consenso di inglesi, americani e russi e voler costruire l'Europa dei popoli. Scrivono gli inglesi, attenzione, nei loro atti ufficiali, tentare di dissuadere Moro e Mattei dai loro obiettivi, ove impossibile adottare la soluzione finale. La soluzione finale è l'omicidio. Gli inglesi che hanno combattuto i nazisti e i fascisti nella Seconda Guerra Mondiale parlano di soluzione finale. La soluzione finale era quella voluta da Hitler per gli ebrei nei campi di concentramento. Ne uccise 6 milioni. Tutto questo per dire che cosa? Che la Brexit è un grande piacere agli Stati Uniti, così come è un grande piacere che in Italia fa il tifo per Putin, la Russia. Russia e Stati Uniti non volevano l'Europa e non vogliono l'Europa, soprattutto l'Europa dei popoli, che era l'obiettivo di Aldo Moro. Nel novembre del 77 Moro dice al TG1: i miei peggiori nemici sono gli Stati Uniti d'America e gran parte della Germania. Poi aggiunge: i nemici di Enrico Berlinguer, segretario del Partito Comunista, sono i russi. Nel 77 la RAI non trasmette questa intervista. Perché? Perché nessun democristiano, nessun comunista nel 77 avrebbe creduto alle parole di Moro, che a differenza nostra sapeva eventi che noi abbiamo saputo 40 anni dopo. Moro, quando fa questa intervista, sa bene che nel settembre del 73 i russi hanno, attraverso i bulgari a Sofia, tentato di uccidere Berlinguer. In un incidente stradale falso muore l'autista, muore l'accompagnatore, Berlinguer si salva perché l'auto non cade dal ponte. Tutto questo noi l'abbiamo saputo 40 anni dopo. E Berlinguer ha corso, soccorso da infermieri e medici bulgari a Sofia, si rifiuta di andare in ospedale perché sa che nei regimi comunisti spesso l'ospedale è l'anticamera del cimitero. Chiede di fare una telefonata. Telefona ad Aldo Moro e gli chiede aiuto. La persona prima di tutto, Aldo Moro, manda a prelevare Enrico Berlinguer con l'aereo di Stato. Enrico Berlinguer, prima di essere segretario del Partito Comunista, avversario di Moro, è un cittadino italiano. La persona prima di tutto non è una cosa che si dice nelle scuole sui palchi, si pratica, è scritto nella Costituzione, ma va praticata sempre. Moro lo fa e velatamente lo racconta nel novembre 77. Lo racconta in un mondo nel quale c'è il muro di Berlino e non si può dire tutta la verità. Il muro di Berlino io ve lo racconto con l'episodio della banana. Il muro di Berlino viene costruito nell'agosto del 63. Kennedy, presidente degli Stati Uniti, va a Berlino e dice: siamo tutti berlinesi. Questa città viene divisa in due. Le famiglie distrutte, un pezzo da qui e un pezzo da lì. La Berlino Ovest è la Berlino ricca, democratica, piena di luce. La Berlino Est è una Berlino povera, senza luce, con la dittatura comunista. Ci sono degli amici giornalisti che il 31 ottobre dell'89 vanno a Berlino, devono realizzare un servizio sul muro. Il 2 novembre cade il muro. Questi giornalisti si mettono vicino alle banche perché vedono tanta gente andare in banca. La Germania Ovest ha fatto un provvedimento. Ha detto a tutti i cittadini tedeschi dell'Est: ormai il muro non c'è più, vi aiutiamo noi, e fanno un provvedimento: chi va in banca prende 2.000 marchi. Le banche vengono prese d'assalto da gente che per 30 anni
ha rasentato la fame, ha subito la polizia segreta tedesca dell'est, ha visto i propri cari tentare di fuggire e uccisi dai Vopos. Questi due giornalisti chiedono a una signora di 80 anni che esce con i soldi da una banca: ma lei che farà di tutti questi soldi? Questa signora dice: comprerò le banane. I giornalisti italiani rimangono esterrefatti. Le banane. Chiedono: ma perché le banane? E la signora dice: perché io non le ho mai mangiate. Per 20 anni le ha proibite Hitler con il nazismo. Finito il nazismo è arrivato il comunismo e hanno continuato a proibire le banane. Ragazzi, nel 1960, quando io ero bambino, in Italia le banane non si vendevano da fruttivendolo, ma nei pregiati negozi di genere alimentare. In Italia le banane le possiamo mangiare dal 1946, con la democrazia. La nonna tedesca le ha potute mangiare nell'89, quando è caduto il muro di Berlino. Dico questo perché attraverso la banana rappresentiamo un mondo, lo facciamo volgarmente. Moro dice: il muro di Berlino cadrà per il vento di libertà e di democrazia che supera tutto. Siamo a fine anni 77, il terrorismo in Italia impazza. Tanto impazza che il 17 gennaio 1978 a Villa Wanda, Arezzo, la casa di Licio Gelli, che è il capo della P2, Licio Gelli chiama i generali comandanti di esercito, marina, aeronautica, carabinieri, finanza e polizia. Dice loro: bisogna fermare Aldo Moro. Ce lo chiedono gli americani e ce lo chiedono i russi. Bisogna fermare Aldo Moro ed evitare che i comunisti italiani vadano al governo, perché se vanno al governo conosceranno i segreti della NATO e gli americani non lo vogliono. Ma se vanno al governo, come fanno i russi a spiegare che un partito comunista va al governo democraticamente? Tenete presente che nel 1956, quando c'è l'invasione di Budapest, in tutta Italia il Partito Comunista non si schiera con gli ungheresi, ma con i russi. Cioè non si schiera con gli oppressi, ma con gli oppressori. C'è solo un deputato che vota contro l'invasione russa in Ungheria. Purtroppo non lo sa nessuno. Quel grande deputato è un orgoglio della Puglia. Si chiamava Giuseppe Di Vittorio e disse: gli ungheresi sono lavoratori come noi. Purtroppo nel Partito Comunista dell'epoca fu l'unico a dire no all'invasione russa dell'Ungheria. Noi pugliesi dobbiamo essere orgogliosi che un bracciante di Cerignola ha assunto questa posizione. Certo, insieme ai democristiani, ai liberali, ai repubblicani, ai socialdemocratici, ma quel comunista rappresenta un anticipo dell'evoluzione di un mondo che ragionava per blocchi. Nel 1968, cari ragazzi, uno studente più giovane di voi tenta di fermare con il suo corpo i carri armati che vanno a Praga, in Cecoslovacchia, allora era unita, a sopprimere la primavera cecoslovacca. Lo fa con una maniera assurda, a piazza San Venceslao. Si cosparge il corpo con una taniga di benzina e si dà fuoco. Ovviamente non ferma i carri armati, ma è un'azione simbolica. Si chiamava Jan Palach. Oggi a piazza San Venceslao c'è una targa che lo ricorda. Quel ragazzo tentò di fermare i carri armati russi con il proprio corpo. Gelli, il capo della P2, si muove indipendentemente dal muro di Berlino, si muove attraverso un'azione criminale per l'est e per l'ovest. Il giorno dopo, il 18 gennaio del 78, da Torino parte un muratore, va a Roma a costruire una cella insonorizzata. Un ottimo colonnello dei carabinieri, Nicolò Pozzo,
intuisce che le Brigate Rosse stanno per fare un rapimento. Va a Roma dal generale Mario De Sena, Novano di Napoli, capo dei carabinieri, e dice: generale, le Brigate Rosse stanno per rapire o Gianni Agnelli o Cesare Romiti, presidente e amministratore delegato della Fiat. La risposta del generale De Sena è in dialetto napoletano: Gualiò, le Brigate Rosse stanno al nord, so fatti vostri. Al verbale la parola fatti non c'è, ma ci siamo capiti. Alcuni anni dopo il generale De Sena verrà arrestato per vicende amministrative del comune di Nola. Quando noi in commissione siamo andati a Genova a interrogare il colonnello, allora colonnello Bozzo, io gli faccio una domanda: scusi, qual è il rapporto che c'è tra Giovanni Senzani e il generale dei carabinieri Delfino? Ora ragazzi, Delfino è un generale dei carabinieri nato a Platì, capitale mondiale dell'Andrangheta, Reggio Calabria, un signore che negli anni Ottanta partecipa ai rapimenti dell'Andrangheta calabrese, e quando la polizia va a fare un'ispezione a casa sua, in una scarpiera trovano 3 miliardi di lire in contanti, 1,5 milioni di euro. E quella deficiente criminale della moglie la domanda: ma signora, ma perché tanti contanti a casa? Dice: frutto dell'onesto lavoro di mio marito. Il generale Delfino verrà arrestato. Partecipava ai rapimenti dell'Andrangheta calabrese e a un certo punto fece rapire l'ingegner Soffiantini a Brescia, che pure era un suo amico. Chi è il professor Giovanni Senzani? Un professore universitario. Un signore che è la mente culturale delle Brigate Rosse, un signore che, per dimostrare che era lui il capo delle Brigate Rosse, negli anni Ottanta rapisce un ragazzo di 25 anni, un muratore, di San Benedetto del Tronto, si chiamava Roberto Peci, lo detiene in una prigione delle Brigate Rosse a Roma per 55 giorni come Moro, lo uccide con la stessa arma di Moro, la Scorpion, e con 11 colpi, quanti erano quelli che si pensava all'epoca avessero ucciso Aldo Moro. Tutto questo per dimostrare che lui è il capo delle Brigate Rosse. In realtà non lo è il capo culturale. Che cosa avviene con il rapimento di Roberto Peci? Un ragazzo di 25 anni, c'ha una moglie incinta, viene fatto inginocchiare dopo i 55 giorni, il professor Senzani gli piazza in bocca una mitraglietta e gli spara 11 colpi. Nel fare questo filma l'omicidio di Roberto Peci. Immaginate, un ragazzo in ginocchio, sparato in bocca, la testa gli esplode, materiale cerebrale, occhi, sangue, va tutto sulla telecamera dell'epoca, grande così. Quando Roberto Peci viene ucciso, la moglie è incinta. A fine 81 nasce la bambina, Roberta. Quando Roberta nel 99 diventa maggiorenne, dopo aver fatto gli esami di Stato, chiede alla Procura della Repubblica di Pescara di vedere il filmato della morte del padre. Una scena agghiacciante. Perché il padre in ginocchio con la pistola, con la mitraglietta in bocca, dice: pietà, io non c'entro nulla con le Brigate Rosse, fatemi tornare a casa, ho mia moglie in C, dopo il C partono i colpi. La figlia, coetanea di tutti voi ragazzi, dichiara: ho potuto ascoltare la voce di mio padre perché chi l'ha ucciso ha filmato gli ultimi momenti. Da quelle poche parole ho capito quanto mio padre mi amasse, perché il padre dice: fatemi tornare a casa, ho mia moglie in C. Perché tutto questo non passa in televisione? Ne hanno mai parlato
i grandi commentatori dei talk show, perché tutto questo fa paura, perché tutto questo oggi ha dei rigurgiti. In 4-5 paesi del centro Italia, provincia di Forlì, provincia di Caserta, Basso Lazio, Latina, nel corso delle mie circa 800 manifestazioni su Moro, fatte in poco più di 5 anni, sono rimasto solo. Sono stato intimidito da alcuni uomini che mi hanno portato i saluti del professor Senzani, che non conosco. Accanto all'intimidazione mi si chiedeva di non celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. Io non solo ho celebrato, sono andato anche al battesimo del figlio, ma sono andato anche in questura per denunciare un'aggressione intimidatoria da parte di ignoti. Quando è iniziata questa vicenda, il professor Senzani ha scritto una lettera alla Commissione Moro, nella quale dice di non nominare lui per la vicenda Moro, perché lui ha dimostrato di essere entrato nelle Brigate Rosse nel settembre 78, quindi dopo l'evento del rapimento e della morte di Moro. E ha ragione. Noi però abbiamo le prove che la notte tra il 17 e il 18 luglio del 77, quindi prima della morte di Moro, il professor Senzani a casa sua a Firenze ospitò dei brigatisti pluriomicidi e pluriricercati che poi fanno il caso Moro, così come abbiamo le prove che il professor Senzani, latitante inizio degli anni 80, a casa sua la moglie scopre in un intercapedine una palla di ferro così, senza pile, senza batteria, che è una ricevente trasmittente che in quegli anni c'hanno soltanto i servizi segreti italiani. Intervistato da una televisione su Senzani, ho detto che lui pensi a Pirandello, non sono stato capito. Ho parlato dell'uomo dal fiore in bocca, non sono stato capito. Ho detto a Senzani, il quale è infastidito dal fatto che io racconti la verità, che per farmi tacere c'è soltanto una possibilità, spararmi in bocca, come ha fatto con Roberto Peci. Altrimenti io continuerò a dire una cosa molto elementare, che il professor Senzani non c'entra nulla con la storia delle Brigate Rosse, è un infiltrato dei servizi segreti all'interno delle Brigate Rosse. Quando io chiedo a Genova al generale Bozzo che rapporto c'era tra Delfino e Senzani, lui mi dice che i due si conoscevano e si frequentavano. Moro, come lo troviamo, se il capo culturale infiltrato delle Brigate Rosse è amico di un importante generale dei Carabinieri. 18 febbraio 1978, da Beirut parte un telegramma. Avvisa i servizi segreti italiani che in Italia si sta per realizzare un evento terroristico mondiale. Chi scrive tutto questo è Fonte 2000. Chi è Fonte 2000? Per 38 anni nessuno lo ha saputo e nessuno lo ha detto. Lo abbiamo scoperto noi, Commissione Moro 2. Fonte 2000 è il colonnello Stefano Giovannone, capo dei nostri servizi segreti a Beirut, carabiniere. Ma i carabinieri non ci hanno mai detto. Quel documento, visionabile come tutti sul mio sito, preannunciava la tragedia di Moro. Ma i nostri servizi segreti lo hanno recepito, scritto e nascosto in un cassetto, dove l'abbiamo trovato dopo 38 anni. Guardate, noi dobbiamo essere molto grati ai carabinieri, a quelli morti con Moro, con Falcone, Borsellino, a quelli che ci difendono tutti i giorni. Dobbiamo essere grati ai carabinieri che hanno salvaguardato quella classe da quel pazzo che a Milano voleva realizzare una tragedia.
Dobbiamo essere grati a tanti carabinieri ignoti che lavorano per noi e per la nostra sicurezza. Io non ce l'ho con i carabinieri, io ce l'ho con tutti quelli che praticano illegalità, fossero carabinieri, finanzieri, poliziotti, magistrati o uomini politici. Io non accetto che i carabinieri a Firenze siano andati a stuprare le ragazze americane. Io non accetto, e l'ho dichiarato ed è visionabile sul mio sito, che alcuni carabinieri hanno massacrato di botte, uccidendolo, Cucchi. Oggi abbiamo una sentenza, ma io ho detto con molto anticipo che Cucchi era stato ucciso dai carabinieri. Ed è inutile che qualcuno dica Grassi difende Cucchi perché è tossicodipendente. No, io difendo la persona. Cucchi andava arrestato, processato e mandato in galera, non ucciso, perché la vita è patrimonio indisponibile, come ci ha raccontato Aldo Moro. 14 marzo 1978, siamo in piena guerra fredda, anche se non si direbbe. All'Università di Roma Aldo Moro tiene la sua ultima lezione. Viene accompagnato all'uscita dall'università da 8 ragazzi che si devono laureare il 16 marzo 78 e dal professor Francesco Tritto, che forse voi non sapete chi è, era nativo di Altamura Gravina ed era l'assistente privilegiato di Moro, che poi gli succederà nella cattedra dell'università. Ha scritto un bellissimo libro su Moro, Alla Nona. Tritto sull'uscio dell'università dice: Presidente, si ricorda che dopodomani avrà la sua ultima seduta di laurea. Moro, che dal 3 novembre 41, quando è iniziato a Bari, non ha mai saltato una lezione, nel 1963 si trasferisce a Roma all'università, dice: Professor Tritto, perché mi dice la sua ultima seduta di laurea? Io non ho mai saltato una lezione. Tritto capisce che Moro non ha interpretato bene quello che voleva dire e dice: sì, Presidente, ha ragione, ma guardi, il TG1, tutti i telegiornali, tutti i giornali da mesi scrivono che lei a breve sarà eletto Presidente della Repubblica e quindi questa seduta di laurea sarà la sua ultima seduta di laurea. Moro, sorridente e affettuoso, dice: Professor Tritto, lei è molto gentile e affettuoso, ma è ingenuo. Io non sarò mai eletto Presidente della Repubblica Italiana. Mi faranno fare la fine di John Kennedy, ucciso a Dallas il 22 novembre 1963. Quei ragazzi, che si dovevano laureare il 16 marzo, attendono dopo il rapimento il ritorno del professore, che purtroppo non tornerà mai più. Ragazzi, se potete, vedete il più bel film realizzato su Moro. Si chiama Moro il professore. È il rapporto tra Moro e gli studenti all'Università di Roma, di Sergio Castellito. Lo trovate sul mio sito, ma lo trovate anche su Rai Play. È il film più vero sulla vicenda Moro. Il 15 marzo del 1978, il giorno dopo, un giornale titola: chi sarà il novello Bruto che alle Idi di marzo ucciderà Cesare, futuro Presidente della Repubblica? Questo giornale è OP, Osservatorio Politico, di Mino Pecorelli, bravissimo giornalista, iscritto alla P2. Questo stesso giornale, il 2 maggio del 78, scriverà: è Yalta che ha deciso Via Fani. 16 marzo 1978, prima delle 8:30, Aldo Moro esce di casa. Lo attendono due auto, una dei carabinieri con il maresciallo Oreste Leonardi e l'appuntato Domenico Ricci e una macchina della polizia con 3 poliziotti, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi di Fasano di Puglia. Partono dalla casa di Moro, via del Forte Trionfale 79 Roma,
vanno alla chiesa di San Francesco per una messa veloce, poi devono andare alla Camera dei Deputati. Il rapimento avviene in via Fani. Per capirci, faccio un esempio italiano: se uno deve andare da Bari a Napoli, non va a Bologna prima. Che cosa voglio dire? Che via Fani non è la strada che Moro doveva percorrere per andare alla Camera dei Deputati. Ma ci sono testimonianze false che Moro passasse ogni giorno da via Fani. Non è assolutamente vero. Che cosa accade in via Fani? L'azione del rapimento e dell'omicidio dei 5 uomini di scorta dura 2 minuti e 56 secondi. La sparatoria 56 secondi. In 56 secondi vengono sparati 96 colpi di arma da fuoco. Non sono in grado di descriverli. Io ho provato che cosa significa in un deposito di polizia. I colpi erano a salve. Ad un certo punto, dopo pochi secondi, mi toccavo. Non riuscivo a capire se quel frastuono, quel rumore, quel terrore fossero colpi veri o colpi falsi. I colpi erano a salve, ovviamente. Tenete presente che lì si consuma una tragedia, non solo per la morte di 6 persone, ma una tragedia del popolo italiano. Lì finisce veramente la prima Repubblica. Un uomo di cultura, Leonardo Sciascia, dice: fin quando gli italiani non avranno capito perché Aldo Moro è stato ucciso, avranno gli occhi indietro e non avanti. Ragazzi, ci hanno detto per anni che Ugo Foscolo ha scritto I Promessi Sposi. Generazioni di italiani sono stati educati ad Ugo Foscolo, che ha scritto I Promessi Sposi. Voi sapete che I Promessi Sposi li ha scritti Alessandro Manzoni. Ma se per 40 anni tu educhi gli italiani a Ugo Foscolo, che ha scritto I Promessi Sposi, tutti si convincono che è così. La migliore enciclopedia italiana, la Treccani, continua a scrivere che le Brigate Rosse hanno rapito ed ucciso Moro. È una notizia parzialmente falsa, perché con le Brigate Rosse c'era l'universo mondo in via Fani, come sostiene Abu Bassam Sharif, che era il braccio destro di Arafat, il capo dell'OP, ce l'ha detto in commissione. E quando io chiedo ad Alberto Franceschini, che era uno dei fondatori delle Brigate Rosse, ma perché il colpo di grazia, sarebbero morti lo stesso gli agenti di scorta, lui mi dice: nessuno doveva poter riferire quello che aveva visto in via Fani. E che cosa aveva visto? Le Brigate Rosse che rapivano Moro, non solo. Franceschini dice: io ho fondato le Brigate Rosse con Curcio e la Cagol. Conosco tutti i brigatisti presenti. Non avrebbero colpito un'auto ferma a 5 metri. Qualcuno parla della geometrica potenza delle Brigate Rosse in via Fani. Quella geometrica potenza non era dei brigatisti. Per anni ci hanno detto che le Brigate Rosse hanno sparato soltanto dal lato sinistro di via Fani. Oggi abbiamo la certezza che c'è stato qualcuno che ha sparato dal lato destro e che il maresciallo Leonardi e che il poliziotto Iozzino sono stati uccisi da destra e non da sinistra. L'unico uomo che non apparteneva alla scorta di Moro era il pugliese, poliziotto Francesco Zizzi di Fasano. Non riceve il colpo di grazia. Muore dopo 2 ore, in condizioni anche un po' misteriose, al Policlinico Gemelli di Roma. In commissione viene un poliziotto, morto recentemente, si chiamava Adelmo Sabba. Viene a dire che Rocco Gentiluomo, l'effettivo della scorta di Moro, quello che viene sostituito da Francesco Zizzi, gli ha riferito: mi hanno messo in ferie perché volevano salvarmi. Rocco Gentiluomo è nato vicino a San Vito di Platì,
capitale mondiale della 'ndrangheta, stesso paese del generale Delfino del quale abbiamo parlato prima. Ragazzi, considerate che Invia Fani è una gragnuola di colpi. I due carabinieri della macchina di Moro vengono colpiti alla testa da pochissimi centimetri di distanza. Il figlio del caposcorta, maresciallo Oreste Leonardi, dice: mio padre non avrebbe consentito a nessuno di avvicinarsi a Moro. Se lo ha fatto, evidentemente perché conosceva chi si avvicinava. Lascio a voi trarre la conclusione. Via Fani è una strada di Roma, stretta a senso unico. Lì dove avviene l'eccidio, una ragazza universitaria di 19 anni lavora in una abitazione, primo piano rialzato, fa la ragazza alla pari per mantenersi agli studi. Ad un famosissimo settimanale dell'epoca, il 17 marzo, racconta tutta la scena. Racconta di aver sentito un signore che parlava tedesco e che diceva Achtung, Achtung, lei era una studente di lingue. Alza l'avvolgibile, le sparano addosso senza colpirla. Non è mai stata interrogata da nessuna forza di polizia e da nessun magistrato. L'abbiamo interrogata noi dopo 38 anni dall'eccidio. In Via Fani, sull'angolo della strage, c'è un bar, cosiddetto bar Olivetti. Le cronache giudiziarie e i brigatisti dicono che quel bar fosse chiuso. Chi vuol vedere che quel bar era aperto, basta andare sul sito mio a vedere uno dei telegiornali del 16 marzo 78. I morti stanno ancora per terra, un signore alza l'avvolgibile senza chiave, quindi l'avvolgibile era soltanto abbassata. C'è qualcuno che dice che quel bar fosse stato chiuso nel settembre 77 per fallimento, ma c'è un magistrato che in commissione viene a dire che quel bar non è mai stato chiuso. L'ispirazione di quel bar a me la dà un giornalista, Diego Cimara, il quale dice di aver fatto colazione in quel bar il 16 marzo 78 e di aver chiamato Angela Buttiglione della RAI perché arrivasse subito dopo la strage Paolo Fragliese, un famoso giornalista, quello che per primo fa le immagini di Via Fani. Questo giornalista, Diego Cimara, sostiene di aver sentito nel bar uomini che parlavano al telefono un inglese tedeschizzato. Ricordo a tutti che i cellulari nel 78 non erano stati ancora inventati. Quel bar ha tre proprietari, i coniugi Olivetti e la figlia di un ex presidente della Repubblica, il senatore Giovanni Gronchi, una incosciente che evidentemente aveva fatto una società con due criminali, mai arrestati per la strage della stazione di Bologna, dove loro stavano la sera prima. Abbiamo fatto come commissione indagini su quel bar. Quel bar era frequentato nei mesi precedenti l'evento Moro da Camillo Guglielmi, colonnello di Gladio, da Tano Badalamenti, un capo mafia che il 9 maggio 78 fa uccidere a Cinisi, Palermo, un giornalista, Peppino Impastato. E qua i carabinieri per anni sostengono che questo giornalista si è suicidato. No, oggi sappiamo che è stato ucciso dalla mafia. In quel bar andava anche Frank Coppola, detto Frank Tredita, un signore che a inizio degli anni 70 a New York il venerdì sera si chiude in banca, fa una rapina spettacolare, 10 miliardi, mette i soldi fuori dalla cassaforte, che è una grande stanza, ad un certo punto con 10 miliardi fuori la porta della cassaforte si chiude e a tempo. Lui resta con due dita nella porta, non può più muoversi, prende il coltello, si taglia le due dita e se ne va con i soldi. Frank Coppola, detto Frank Tredita. Nel bar Olivetti ci va anche Massimo Carminati, noto uomo della banda della Magliana, la mafia romana,
e ci va anche un signore, Renatino De Pedis, che con un'Italia distratta e gossipara, quando viene ucciso, imputato di 60 omicidi, viene ucciso a 32 anni, riesce a farsi seppellire nella Basilica Pontificia di Sant'Apollinare, cioè il capo della mafia romana viene seppellito nella Basilica Pontificia di Sant'Apollinare, una cosa strana, assurda, e nessun italiano che parla. Dobbiamo aspettare un sacerdote buzzurro che non parla bene l'italiano, che si chiama Papa Bergoglio, che viene a dire al morto: tu qui non puoi stare per indegnità, e la salma viene trasferita. Chi è Renatino De Pedis? È il capo della banda romagnana. Oggi abbiamo delle testimonianze giudiziarie di una signora amante di un uomo della banda romagnana che sostiene che De Pedis è stato seppellito lì per aver fatto un grande piacere al Vaticano. Questo grande piacere, o ad alcuni uomini del Vaticano, è la scomparsa di una ragazza mai più ritrovata, Emanuela Orlandi, una quattordicenne mai ritrovata. Perché non è mai stata ritrovata? Perché sempre da settori della banda romagnana si lascia presagire che quella ragazza, quando è scomparsa, fosse incinta. Attenzione, che c'entra con Moro tutto questo? Apparentemente nulla. La prigione di Moro, accertata giudiziariamente, è via Montalcini a Roma. Noi abbiamo certezza che Moro in via Montalcini non c'è mai stato, nonostante quella fosse una prigione delle Brigate Rosse, un covo delle Brigate Rosse. E Moro dove è stato rinchiuso? In via Massimi 91, Roma. Via Massimi 91, dove Orgoglio Pugliese, l'allora commissario, poi prefetto Marinelli di Foggia, arriva già il 17 marzo 78, ma non può entrare, perché via Massimi 91 sono palazzine dello IOR. Lo IOR è la Banca Vaticana, zona extraterritoriale, non si può entrare. Chi gestisce le palazzine dello IOR è un vescovo, criminale, americano, Paul Marcinkus, iscritto alla P2 e uomo della CIA. Iscritto alla P2 e uomo della CIA, che in via Massimi 91 dispone anche di una garçonnière. Che cos'è la garçonnière? La garçonnière è un luogo nel quale il marito non porta la moglie e la moglie non porta il marito. Ma non è un reato. Un vescovo chi porta nella garçonnière? Non lo può fare. Forse porta una ragazza di 14 anni che non è mai stata più ritrovata. Paul Marcinkus è un vescovo criminale che a Paolo VI, papa dell'epoca, che vuole trattare con le Brigate Rosse, e che gli chiede soldi, gli dice che il Vaticano non ha soldi. Lui poi li darà a Licio Gelli, a Guido Calvi, a Michele Sindona, tutta gentaglia criminale. Quel papa che non riceve i soldi dal suo tesoriere raccoglie 10 miliardi di lire attraverso gli ebrei che ha salvato a Milano durante la Seconda Guerra Mondiale. E oggi abbiamo la testimonianza di un altro sacerdote, Monsignor Fabio Fabbri, che ha visto quel denaro a Castel Gandolfo in una valigia di Ciniglia. Fabio Fabbri era l'assistente di Monsignor Curioni, che era il capo dei cappellani delle carceri italiane. Un mondo lontano, un mondo diverso, un mondo nel quale si annidano criminali e faccendieri che direttamente o indirettamente contribuiscono al rapimento e alla morte di Moro. Il 16 marzo 78, quando Moro è stato rapito da poche ore, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti dichiara:
Il governo ha deciso di non trattare con le Brigate Rosse. Non c'è nessun atto del governo che stabilisca una cosa del genere. Andreotti ha detto il falso. Il 16 marzo 78 all'hotel Excelsior di Roma, Licio Gelli dichiara con il rapimento di Aldo Moro il più è fatto, vediamo che cosa succede. Il 16 marzo 78 l'onorevole comunista Ugo Pecchioli va a trovare il suo amico Francesco Cossiga, ministro degli interni democristiano, e gli dice: per noi comunisti Aldo Moro è morto in via Fani. Una dichiarazione terribile, appena 2 ore dopo la morte di Moro. Il 16 marzo 78 i giovani dell'epoca, che sono vissuti in pace, in democrazia, in libertà, che non conoscono le armi, che sono nati dopo la guerra, capiscono che il mondo sta cambiando. E per 55 giorni l'Italia si ferma, tutti lì, vicino alla televisione, ad attendere notizie di Aldo Moro. I giornali normalmente dicono no alla trattativa. Il presidente del Consiglio, Andreotti, dichiara che non si tratta e dice che le vedove di Via Fani, cioè le mogli dei carabinieri Leonardi e Ricci, minacciano di incendiarsi a Palazzo Chigi se il governo tratta. Entrambe dichiarano che Andreotti dice il falso. Tutti i giornali seguono le veline di Cossiga, ministro degli interni, tranne la Gazzetta del Mezzogiorno. È Il Giorno, il giornale di Milano sul quale scriveva Moro. Rileggere le pagine che distribuiamo nelle scuole della Gazzetta del Mezzogiorno significa vedere, 42 anni dopo, lo sforzo di un giornale, di una regione, dei pugliesi, di non abbandonare Moro. Sì, perché quello di Moro non è un delitto di Stato, come volgarmente si dice, è un delitto di abbandono. Così come ha scritto un uomo di cultura, Carlo Bo, sul Corriere della Sera del 9 maggio 79. Ma per Moro la sorte è già segnata il 16 marzo 78. Io, se dovessi raccontarvi 55 giorni, cari studenti, avrei bisogno di una settimana. Vi cito 2 o 3 episodi. Il 18 marzo del 78 a Roma, la polizia arriva a Via Gradoli, una strada privata. C'è un covo delle Brigate Rosse. La polizia bussa, nessuno apre e se ne va. Quel verbale di ispezione a quel covo è fatto su carta intestata dalla Polizia di Stato, ma la Polizia di Stato nel 78 si chiamava Servizio di Pubblica Sicurezza. Il termine Polizia di Stato è successivo alla riforma del 1981, quindi il verbale è stato fatto dopo il 1981, una vergogna. Quando chiedo ad Alberto Franceschini, aiutami a capire la vicenda Moro, lui mi dice, studia il caso del giudice Sossi, recentemente scomparso, rapito a Genova dalle Brigate Rosse. E lui mi fa notare che tutti quelli che hanno fatto il rapimento di Sossi fanno il rapimento di Moro, tranne Renato Curcio e Alberto Franceschini, che stanno in carcere, Mara Cagò, che è stata uccisa dai carabinieri. E Franceschini sostiene che durante il rapimento Sossi, Mario Moretti chiedeva sempre di uccidere il magistrato e che il magistrato è stato salvato da Franceschini e Curcio. Quando è toccata a Moro, Franceschini e Curcio erano in carcere. Franceschini sostiene che Mario Moretti, Valerio Morucci e Giovanni Senzani non c'entrino nulla con la storia delle Brigate Rosse, ma siano uomini infiltrati dei servizi segreti, italiani e stranieri. Franceschini dice: quando abbiamo fondato le Brigate Rosse nel 1971 all'hotel Stella Maris di Chiavari erano presenti i carabinieri, se avessero voluto ci avrebbero potuto arrestare. Nei 55 giorni succede di tutto e di più, anche che un magistrato si inventi
la morte di Moro, ma Moro è ancora vivo. C'è un comunicato falso delle Brigate Rosse realizzato dalla banda da Magliana, il cosiddetto comunicato numero 7, nel quale si dice che Moro è stato ucciso e gettato nel lago della Duchessa. Quel comunicato non è delle Brigate Rosse. Quando Giovanni Minoli, in una trasmissione RAI, chiede a Steve Pizienik, consulente CIA di Cossiga nei 55 giorni, della morte di Moro, Pizienik dice: siamo stati noi, dal Ministero degli Interni, a far sì che Aldo Moro fosse ucciso per salvare un popolo. Il giornalista gli chiede: ma lei ha avvisato Cossiga? E Pizienik dice: sì, quotidianamente. Alla fine lui mi ha dato l'ok. E Andreotti, presidente del Consiglio, Pizienik dice: con Andreotti parlava Cossiga. E quando prima di morire, 3 mesi prima di morire, Cossiga viene intervistato da una televisione irlandese, da Radio Radicale, alla domanda: presidente, chi vorrà incontrare nell'aldilà? Cossiga risponde: il mio miglior amico Aldo Moro, che abbiamo ucciso da innocente quando abbiamo deciso di non trattare. Ragazzi, sempre l'Italia ha trattato per i connazionali rapiti in Medio Oriente, per Doge, per Cirillo in Italia, sempre, e ha fatto bene, perché la vita umana va salvaguardata sempre. Ha sbagliato per Aldo Moro, che doveva morire. I 55 giorni sono una lenta agonia. Il 9 maggio del 78, in una Renault rossa a Roma, in via Caetani, viene trovato il corpo inanime di Aldo Moro. Quella Renault ha un proprietario, Filippo Bartoli, mi chiama 6 anni fa, poco prima di morire, e mi dice che qualcuno voleva utilizzare quella Renault a marketing pubblicitario, gli volevano offrire 300.000 euro. Lui ha rifiutato perché non voleva diventare ricco vendendo il luogo nel quale era stato trovato il cadavere di Moro. Una grande lezione di etica, di diritto, di legalità da parte di un piccolo costruttore che era stato arrestato il 9 maggio 78 nonostante avesse fatto denuncia di furto di quell'auto, e che per questo regala la Renault della morte di Moro al museo della Polizia di Stato, dove si trova tutt'oggi. In quella Renault non c'è solo il cadavere di una persona, c'è la storia d'Italia, la democrazia, la libertà, la partecipazione. Quella Renault è come la Pietà di Michelangelo, entrando in Vaticano a destra. La Renault è la Pietà, Cristo morto e Aldo Moro. Quella Renault, il potere culturale, politico, giudiziario, militare, ecclesiastico, per anni l'ha tenuta chiusa. Il merito della seconda commissione Moro è aver aperto quella Renault al diritto, alla storia, alla verità, alla legalità, al sapere degli italiani, che devono sapere che cosa è successo con Moro e che devono sapere che i Promessi Sposi li ha scritti Manzoni e non Pascoli, come ci hanno raccontato per anni. Il 9 maggio del 78 muore un'idea, una persona, una concezione, ma la morte di Aldo Moro sancisce anche la fine delle Brigate Rosse, la morte delle Brigate Rosse, dove è scritta la verità giudiziaria del rapimento e della morte di Moro. La verità giudiziaria del rapimento e della morte di Moro parte da un memoriale, cosiddetto memoriale Morucci-Faranda, sono due brigatisti fidanzati.
stanno nel carcere di Paliano, Frosinone. Scrivono questa verità non potendo portare questo memoriale al Presidente della Repubblica, l'affidano ad una suora, Suor Teresilla Barillà. Me la sogno la notte, Suor Teresilla, l'avrei voluto interrogare. Perché? Perché Suor Teresilla, dopo aver portato il memoriale al Presidente della Repubblica, anni dopo subisce una morte strana, viene asfaltata nella processione del Divino Amore a Roma. Un'auto entra in processione e uccide soltanto lei. Omicidio colposo, un errore del guidatore, scrive la magistratura. Avrei chiesto a Suor Teresilla, ma quando l'hai dato il memoriale al Presidente della Repubblica? Perché su questo si gioca un grande equivoco. Il memoriale contiene una dedica, solo per lei, signor Senatore Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica. Qui c'è tutta la verità del caso del rapimento e della morte di Moro. Mentre in tribunale abbiamo parlato di numeri, qui ci sono le persone e ci sono i nomi dei brigatisti. 1986, i brigatisti annunciano questo memoriale. Il Presidente della Repubblica non risponde. Ne parlerà nel 1990 e i brigatisti dicono sì, gli abbiamo dato il memoriale, tranne Franceschini, che smentisce quella data e dice ma no, abbiamo già mandato nell'86. Così che il Presidente della Repubblica commette due grandi errori. Il primo, la Commissione Moro trova copia di quel memoriale che Cossiga ha dato nel 1988 ai servizi segreti. Se l'ha passato nell'88, non può averlo avuto nel 90. Secondo errore, quello che viene chiamato memoriale Morucci-Faranda e attribuito ai due brigatisti è stato letteralmente scritto da Remigio Cavedon, giornalista, vice direttore del Popolo, sotto l'input di Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, di Ugo Pecchioli, deputato del Partito Comunista, di Ferdinando Imposimato, magistrato, e dei servizi segreti italiani. Che cos'è quel memoriale? La verità dicibile a quegli imbecilli degli italiani. Raccontiamo agli italiani chi ha rapito e ucciso Moro, così per dirla con Montalbano, nessuno ci scassa più i cabassissi. E nessuno insegue più la verità sul caso Moro. Il memoriale dice che le Brigate Rosse hanno fatto tutto da sole. Così non è. Perché in via Fani c'erano servizi segreti italiani e stranieri, uomini della banda della Magliana, uomini della 'Ndrangheta, uomini della mafia. Ma tutto questo per anni è stato coperto. Io non posso parlarvi del memoriale che trovate sul mio sito, sono 100 pagine, ma nemmeno 10 pagine voglio raccontarvi per non appesantirvi. Vi faccio delle comunicazioni per farvi comprendere. La magistratura appoggia i processi sul memoriale. Il memoriale dice che Aldo Moro è morto sul colpo. I RIS di Roma, generale Ripani, dimostrano che sul bavero sinistro della giacca di Moro c'è un rigurgito salivare deglutito 40 minuti dopo essere stato sparato da Moro vivo. Che emozione vedere in commissione l'abito di Moro. I brigatisti di processi parlano di 11 colpi, i RIS dimostrano che i colpi sono 12. Quanti colpi silenziati? 7, sono 10. Quanti colpi non silenziati? 4, sono 2. Possibile che i brigatisti non ricordino la verità? Dove l'avete sparato? Nella Renault. Se tu spari una persona alla Renault, i colpi vanno dall'alto verso il basso. Moro è stato ucciso da colpi che dal basso vanno verso l'alto. È possibile che fosse appoggiato alla Renault, ma non che stesse nella Renault. Dove l'avete sparato? In un box di Roma, via Montalcini. Noi andiamo
con i rissi in via Montalcini. Il box è così stretto che per starci dentro la Renault deve urtare al muro, e perché le Brigate Rosse dicono che la sala ginesca era abbassata. Ma se la sala ginesca è abbassata, la Renault urta al muro, avendo la Renault un cofano basculante, Moro non poteva entrare nel cofano. Allora, cari brigatisti, voi siete criminali e bugiardi, perché non è quello il luogo nel quale è stato trovato il cadavere, è stato ucciso Aldo Moro. I carabinieri sparano dei colpi, 10 silenziati, 2 non silenziati. I 2 non silenziati si sentono a 500 metri di distanza dal box, i silenziati al terzo piano, ma le audizioni della Digos il 9 maggio 78, nessun condomino ha sentito un colpo. Allora il memoriale Morucci Faranda è costruito per una verità dicibile, ma nello stesso tempo è la base di una verità negata. Nei 55 giorni Moro scrive tantissime lettere, molte di queste sono state disperse. In alcune lettere scrive: io ci sarò sempre come punto di riferimento per evitare che del paese si faccia quel che si fa oggi. Moro, che aveva già scritto 2 anni prima, questo paese non si salverà, la stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Moro, che nella prima lezione all'Università di Bari nel 1943, dice: forse il destino dell'uomo non è realizzare pienamente la giustizia, ma avere perpetuamente della giustizia fame e sete, ed è comunque un grande destino. Nell'ultima lettera alla moglie, nei 55 giorni, Moro dice: vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo, se ci fosse luce sarebbe bellissimo. Chiede la moglie di salutargli serenamente e pacatamente Francesco Cossiga, ministro degli interni, e di ringraziarlo 3 volte per non averlo protetto, per non averlo cercato, per la politica inconcludente del governo e del Parlamento. Quando Giulio Andreotti, nei 55 giorni, presidente del Consiglio, dice: le lettere di Moro sono moralmente irricevibili, Moro gli risponde: presidente Andreotti, lei passerà alla triste cronaca che se le si addice, la storia è un'altra cosa. Lei è un uomo cinico senza mai un momento di umana pietà. I 55 giorni vedono Moro protagonista anche con i brigatisti. Valerio Morucci dichiara: se non l'avessimo ucciso avrebbe portato anche noi al governo, perché diceva sempre: bisogna stare tutti insieme con lo Stato per sconfiggere il più grande flagello dell'umanità, che è la povertà. Nell'ultima pagina della relazione approvata dal Parlamento all'unanimità con un solo voto di astensione, il 13 dicembre 2017, è scritta una frase. Quella frase l'ho indicata io: Moro, martire laico. Guardate ragazzi, se al Colosseo, oltre 2000 anni fa, si combatteva il diritto alla religione e combattevano contro i leoni, le tigri, e soltanto i cristiani che sopravvivevano erano vivi ed erano liberi, altrimenti erano uccisi dalle belve. Moro è stato ucciso perché lui ha difeso fino in fondo la nostra libertà, la nostra democrazia. Ecco perché è martire laico della libertà e della democrazia. Adriana Faranda, brigatista, dichiara: se avessimo destinato all'arte, alla cultura, alla letteratura, l'amore, il tempo, l'autodeterminazione che abbiamo destinato al terrorismo,
invece di cospargere l'Italia di sangue e morti dappertutto, avremmo migliorato il paese. Che cosa ci resta di questo grande uomo? Un grande uomo che nel 75, alla fiera davanti ai Bari, dice: nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa e l'essere nel Mediterraneo, perché l'Europa intera e il Mediterraneo sono la stessa cosa. Oggi nel Mediterraneo si continua a morire. Non è più la migliore gioventù europea degli anni della Seconda Guerra Mondiale, è cambiato il colore dei morti, ma il sangue è sempre lo stesso. Tutto questo perché ve lo diciamo? Per spaventarvi, per drammatizzare? No. Per da un lato additarvi un grande uomo, Aldo Moro, statista mondiale. Dall'altro lato per dirvi, ragazzi, la democrazia e la repubblica e la libertà hanno anche patologie negative, ma non sono state ancora inventate delle formule di convivenza civile migliore di queste. Potrei parlarvi per ore, ma sul mio sito trovate tutto. Prima di lasciare, prima di salutarvi, vi chiedo una cortesia. Quando tornate a casa, se ritenete di farmi delle domande, di chiedermi delle cose, la mia mail è grazia_g@camera.it, ma la trovate sul mio sito. Scrivetemi pure, ma soprattutto raccontate ai vostri genitori, ai vostri amici, che Aldo Moro vive, così come si chiama questo progetto del Consiglio regionale. Vive nel cuore, nella passione di tanti cittadini italiani che vogliono un mondo migliore, che lavorano in silenzio, perché Moro diceva: il bene c'è, ma non fa notizia. Se un professore dicesse "ho andato", ne parlerebbe il TG1. Ci sono migliaia di professori e di dirigenti scolastici che fanno il loro dovere in silenzio e non ne parla nessuno. Forse hanno il difetto di fare soltanto il loro dovere. Ma a casa, agli amici, dite che Moro è stato ucciso. Ed è stato ucciso per la salvezza e la grandezza della nostra Italia. Nessuno parla più di Pecchioli, di Andreotti, di Cossiga. Io ho realizzato 800 manifestazioni in tutta Italia su Moro e continuiamo nonostante il coronavirus. Perché? Toglietemi 2 milioni di voti ma non un attimo di verità, diceva Aldo Moro. Questo è il messaggio che vogliamo dare alla scuola, una scuola che guardi al futuro, che sappia far scattare nei giovani il senso di responsabilità. Questo paese lo miglioriamo insieme, non lo può migliorare un uomo della provvidenza. Ragazzi, professori, dirigenti, ancora grazie. Anche in questo clima surreale del coronavirus, attraverso questa registrazione, il Consiglio regionale della Puglia, il presidente Mario Loizzo, vogliono trasmettere un messaggio di pace, di libertà, di riflessione democratica a tutto il mondo della scuola, chiedendovi scusa perché alcune manifestazioni non possiamo recuperarle in quanto il calendario è pienissimo fino a giugno. Forse ci rivedremo con altre classi nei vostri istituti il prossimo anno. Nel frattempo, attraverso questa registrazione televisiva voluta dalla Regione Puglia, offriamo il nostro contributo e speriamo che in un momento di difficoltà questo nostro popolo sappia immaginare un percorso futuro sempre di libertà e di democrazia. Grazie e a risentirci.